a rete sbar. Vedo che tu panorama non a me. Ma sono a rete sbar. Con i cani. Con gli animali in una gabbia. Sono a rete sbar. Allora, buongiorno. Buongiorno. Che devo dire? Buongiorno, buonasera, non si sa, questo tempo è merda che c'è sta, come di abitudine Parigi è su 360 giorni all'anno, per le persone che dicono che è bella Parigi, è bella, però su 360 giorni all'anno praticamente è solo il periodo primaverile, che sarebbe marzo e aprile, che fa diciamo il bel tempo, e probabilmente settembre, metà ottobre, poi tutto resta così. Voilà, io perciò soffrire antipatici. E niente, allora ragazzi, come vedete hanno sbarrato ed è anche tutto sporco, quindi significa che praticamente sta sbarrato da un bel po' di tempo. Allora, praticamente domani veniamo a fare la nostra trasmissione. Oggi è praticamente 13, avete visto 13 di luglio, vi ho fatto vedere il concerto che siamo andati venerdì, oggi è domenica, il concerto dei Jackson, diciamo Jackson on Fire, no, dei Jackson, è stato veramente un'esperienza bella per chi si trovasse, andatelo a vedere perché è veramente molto molto bello. Allora, domani è 14, la festa nazionale, consiglio a tutti di non venire. Se invece voi vi trovasse qui perché magari non lo sapevate, vi trovate il 14 di luglio, sappiate che qua organizzano tante belle cose. La prima cosa, come vedete laggiù sotto ai piedi della Torre Eiffel, Champ de Mars, domani ci sarà un concerto. Normalmente tutti i concerti l'ha fatti sempre Johnny Holiday. Johnny Holiday veramente è come un Vasco Rossi italiano, cioè roba massiccia. Allora, quindi roba massiccia, Johnny Holiday dal vivo è un qualcosa di straordinario. La prima volta che sono venuto qui a Parigi e non sapevo che c'era questo 14 luglio, quando sono venuto qua beccai proprio il concerto di Johnny Holiday e devo dire la verità, da allora che non lo conoscevo, dal vivo vi garantisco che è un qualcosa di impressionante, veramente bravissimo. E quindi poi da allora non ha fatto più concerti perché poi logicamente si mette anche un po' la vecchiaia. Allora, quando c'era Sarkozy sparavano i fuochi sulla Torre Eiffel, cioè proprio i fuochi partivano dalla Torre Eiffel. Da quando praticamente è entrato Hollande, quindi questo rappresenterebbe il secondo anno, i fuochi venivano sparati qui proprio. Ora, da come ho visto l'insegna, i fuochi quest'anno si chiamano Guerra e Pace, qualcosa del genere, non mi ricordo, e partono da come è posta la fotografia, dovrebbero partire dalla Torre Eiffel. Allora, noi domani così ci organizziamo, andremo prima al parco, sempre logicamente tempo permettendo, andremo al parco Tuileries, andremo a farci qualche giro con la telecamera GoPro sulle giostre e poi dopo veniamo qui a piedi, che poi in fin dei conti adesso dalla Torre Eiffel sono 5 minuti a piedi. E quindi possiamo anche organizzarci per bene con la telecamera e tutto il resto che serve per filmare. Vi ricordo che i fuochi ogni anno sono sempre alle 11 di sera e durano una mezz'oretta. Però devo dire la verità, sono molto belli e caratteristici, perché poi logicamente una mezz'oretta di fuochi costano, non sono come a noi a Mugnano di Napoli quando fanno la gara dei fuochisti. Anzi, quando facevano, purtroppo per la crisi l'hanno tolta e quindi automaticamente non è per la crisi, che le camorriste non si possono fare più i soldi, non è neanche una questione di crisi, poi la mettiamo tutta sulla crisi.
Allora, quindi i fuochi qua sono, devo dire la verità, sono molto belli perché sono spettacolari. L'insegna dovrebbe essere che i fuochi questa volta, come quando c'era Sarkozy, dovrebbero partire dalla Torre Eiffel. Però tutti gli anni fanno vedere i fuochi che partono dalla Torre Eiffel, però da quando sta Hollande i fuochi dalla Torre Eiffel non partono più. Quindi speriamo che magari quest'anno veramente questa fotografia qua, guerra e pace, che dopo magari andremo a vedere da qualche parte, sia veramente così. Allora, quindi ci sentiamo a domani. Domani facciamo vedere un po' i fuochi. Adesso vi carico le puntate dell'anno scorso per quanto riguarda il 14 luglio. Quindi magari incominciate a vedere un po' la situazione. Quindi ciao ciao a tutti, da Paolo Orlando delle Garage Mare Viaggi, a domani. Ciao ciao. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Allora ragazzi, quindi ieri vi ho fatto la piccola presentazione, quindi come di abitudine ogni anno adesso andiamo a vedere il passaggio degli aerei e quindi vedremo da un'altra inquadratura che rappresenterebbe la Torre Eiffel. Quindi adesso ci sposteremo per la Torre Eiffel, andremo a vedere il passaggio degli aerei. Normalmente di abitudine per 6 volte l'abbiamo fatto all'inizio a lui e quindi poi la giornata si continuerà con le giostrine, andiamo un po' con le giostrine e poi stasera verremo qui, che considerate il fatto che abito qui vicino, andremo poi a vedere i fuochi alla Torre Eiffel. Queste puntate verranno caricate anche poi dopo le puntate del 2013, così al limite vedete le differenze. Ciao ciao a tutti, da Paolo Orlando, Telegarage, Mare, Viaggi, a più tardi per il passaggio degli aerei. Ciao ciao. Guardate questo come ha fatto bello sul balcone. Ora in una casa proprio enorme. Mamma mia. Allora, e quindi questa è la zona dove abito io, però già ve l'ho fatta vedere. Tutte le case, tutte così, vedete? Molto cara, come zona quale gli appartamenti qui sono molto cari. Abbiamo messo in vendita, però nessuno ancora. Non è che nessuno, dovrebbe venire uno il 1° agosto. Mi hanno domandato se poteva venire a vedere la casa. E speriamo buona. Perché onestamente a me se ne scende proprio. Che già fa? Io credo che le cose ti devono piacere. Non ha importanza il valore economico, ha importanza il fatto che ti deve piacere. Per esempio a me piace più un ultimo piano in quel palazzo, come vedete, che ha le ringhiere di vetro, che è un qualcosa, ah ok, pure qua, a me piace più qui, magari l'ultimo piano là, che magari vedo pure chiuso. Ma quella casa non mi piace, l'ha già fatto il fortino. Allora, quindi io sono distante 100 metri dalla Torre Eiffel, tutto il casino. Allora, mi piace più una cosa del genere, guarda che bello terrazzo da noi. Che sta va con Giovanni? Ma non è sta tomba, è una tomba. Voilà. Allora, come vedete questa qua è la casa della Maria Callas, primo e secondo piano, dove sono logicamente chiuse le finestre, non so come funziona, un'eredità, eccolo qua, ah no, hanno aperto, oh, oggi è la prima volta che le vedo aperte, sarà qualcuno. Vedete? Primo
Quindi primo guardate tutto il tour del palazzo e il secondo. C'è primo piano terra questo qui e c'è il primo piano qua, dove sta la finestra grande, vedete? Tutto il palazzo. Una casa proprio patate. Everybody! Vi è piaciuto il concetto dei Jackson? Nemmeno sta avendo pochissime visualizzazioni su un evento così importante. Che poi tra parentesi il concerto è stato proprio, cioè, fatto per Michael. Cioè è un ringraziamento a Michael che hanno fatto i fratelli, hanno cantato la maggior parte delle canzoni, le sue canzoni, non le loro canzoni. Cioè non è stata una mossa pubblicitaria, è stato proprio fatto con il cuore. Veramente è stato bello. Everybody, in everybody. Voilà. Allora ragazzi, già sta volando il classico aereo. No, il classico elicottero che fai con gli ultimi controlli prima che passano tutti gli aerei. Allora io penso che da qua devono passare per forza, perché loro passano per Plaza della Concorde, quindi poi fanno la direzione Notre Dame de Paris. E non so, io credo che dovrebbero passare da qua. Uff, hanno sbarrato tutto parte. Rombano cazzo. Ma stasera già non si può dire che non sono adotti. Allora ragazzi, io penso che là è inutile andare. Ma la pena di stare qui. Andando. Che passa, non è passato, no? Allora, oggi fortunatamente è uscita anche una bella giornata. Allora ragazzi, altre notizie. Praticamente hanno fermato perché stanno preparando i fuochi d'artificio. Anche la Torre Eiffel l'hanno fermata. Però ieri ha detto che passano da qui. Quindi diciamo che non ci sono problemi, e stasera però riaprono, quindi i fuochi d'artificio si possono vedere benissimo anche da qui, quindi verremo qua a vederli. Voilà, mi sembra di sentirlo pure. Eccoli là! Wow, che pacco! Oh no. Allora te vediamo gli aerei che vanno, eccoli là, vanno in quella direzione. Nemmeno non riesco mai a registrare questa parte, che sfaccino. Wow. Nemmeno non passa una valore ferma, il leo simbolo, no? Allora passano là, yeah. Wow, che pacco. Non mi avevo poco la base, allora stanno là, non so bene. Ma non è il lembo. Cioè vabbè, allora ragazzi, facciamo così. Allora facciamo così, vi faccio vedere
Vi faccio vedere quella dell'anno scorso, andando poi in fin dei conti la stessa cosa. Vi faccio vedere quella là dell'anno scorso dal vi faccio vedere quella dell'anno scorso dall'Ino San Luis. Facciamo. Allora passo la linea a te Paolo sul ponte dell'Ino San Luis, fai vedere a questi ragazzi com'è. Come sono in passaggio dei gare, spaccini, la linea a te va, merda, se no poco in dolore. I palazzi a me piacciono, andate che belli terrazzi, questo va carruano. Questo è lo stile casa mia. Allora guardate l'effetto, no? Dalla Torre Eiffel sembrava che passassero qui. Poi arrivi qui e passano laggiù, passano all'altro incrocio. Poi arrivi all'altro incrocio e ti accorgi che gli aerei passano all'altro incrocio. Quindi è una cosa proprio indescrivibile. Guardo. Eppa. Incrocio, e ahi com'è la situazione? Io posso mangiare una fattaccia privata. Ah boh, oggi fammi rinunciare, creiamo un po' che giostri. Andiamo a dare la camera GoPro Hero sulle giostrine e poi venimo qua e venimo a ripetere il fuoco, ok? Spacci. Voilà. Allora, quindi perciò sono qui pochi bar che mettono i banconi a disposizione, perché voi dovete uscire pure e prendervi la vostra consumazione a tavola. Allora praticamente in questo punto di meta, questa parentesi, non si vede neanche la Torre Eiffel, cioè il bar più squallido che ci sia, e poi non vi dico là, praticamente un cosettino di Campari viene a costare praticamente a Monte Cacifre 10 euro per tempo. Mentre te vai nel bar normale vi costa 3,10 euro. Allora, praticamente si hanno preso 3,50 euro per il tavolo. Ma non solo, questo coso che sta davanti qui, che si chiama caretta, cioè, non ve lo potete proprio immaginare. Hanno proprio schifo, cioè sono proprio cari proprio in tutto, in tutte le cose. Le persone che a volte vengono qua dicono no, ma non è vero Paolo, non sono vero. Cioè, questa qui è la città più cara che esiste. Ma non cara di affetto, cara proprio a livello economico. Un schifo, veramente un schifo che non ve lo potete immaginare. Ma dove andate, andate. Dove andate, andate. Affetto, c'è Benedetto dietro.